Buongiorno. Buongiorno. Sono Nicola Berti. Sarei qui per un colloquio. Sì, prego, si accomodi, lo stanno già aspettando. Buongiorno signor Berti, allora lei è qui per un colloquio e noi siamo molto contenti di poterla avere con noi. Io in qualità di Legend of Hall of Fame dell'Inter la introduco a questa votazione, che lei sa che è molto importante entrare nella Hall of Fame dell'Inter. Quindi le chiedo, è emozionato? Io sì, moltissimo, cavolo. E poi scusami, però qui mi sento abbastanza a casa, l'Inter è anche casa mia. 146 candidati ci sono, cavolo, sono tanti, però cavolo. Insomma ci sono solo 4 posizioni, ovviamente. Vediamo un attimo, lei è sicuro di avere tutti i requisiti? Io credo proprio di sì, cavolo, qualche mese all'Inter l'ho fatto, credo, spero, anzi ne sono certo. Bisogna avere almeno 60 partite con l'Inter. Ai ai ai, secondo me, guarda. Lei quante ne ha? Più di 300, caro mio, un 321, un 300, guarda. Ah, bella. E da quando avevamo iniziato, dunque ho fatto quasi 10 stagioni, con tanti infortuni, però con tanti successi, e ho fatto 321 partite, qui mi dicono, perché io sai che non sono precisissimo sui numeri. No. Credo proprio di sì. 312. Poi qualche bella partita sua me la ricordo, e anche qualche golletto, vabbè, comunque. Passiamo al secondo requisito. Ok. Almeno un titolo con la maglia nerazzurra. Beh, un titolo, direi che più di un titolo. Guarda qui, c'ho qui, guarda di fianco a me. Beh, a parte lo scudetto dei record, cacchio. Che è pazzesco, la cavalcata che abbiamo fatto, e poi questa l'abbiamo vinta insieme. Due volte. L'abbiamo vinta. E nel giro di 3 anni. Di tre anni, con i miei gol in finale, cioè, hai capito? Con le tue grandi parate, ma anche in finale, con la Roma, rigore provocato e gol, con Salisburgo, certo. Al Prater, gol decisivo, poi dopo il ritorno tu feci delle parate pazzesche, anche con un po' di fortuna il doppio palo me lo ricorderò sempre. Vabbè, però dai, ci sta. Però c'eri, sta. Cavolo. L'ultimo requisito è che ti devi essere ritirato da almeno 3 anni, mi sembra. Che... Io non sono ancora ritirato, Walter. Io gioco ancora, il problema è quello. Io non ho mai appeso le scarpe al chiodo, Walter, caro mio. Dunque continui a giocare? No, ho smesso da un po', perché se no la regola sarebbe giusta. Vedi che è solo per quello. Attento. No, ho smesso e come? Da quanto? Nel 2001 ho smesso, dunque vedi tu, tempo ce n'è passato già. Allora, ascolta Nicola, dimmi. Io credo che il colloquio sia andato benissimo, cioè non bene. Perfetto. Tu lo sai che, come si dice, sono i tifosi dell'Inter che votano per la Hall of Fame, i candidati e tutto questo. Tu fai parte della storia dell'Inter, tu sei nel cuore dei tifosi dell'Inter. Ti ringrazio. Non sei nato come me nell'Inter, ma questo non conta, sì, non importa. Hai fatto parte dell'Inter e quindi adesso vedremo. Ti faremo sapere. Votatemi, cavolo. Io sarei contento se questo te lo faccio rivedere. Ma ancora, sarà nella tua casa. Se non mi fare a breve. Grazie. Intanto Walter, ti abbraccio, mi ha fatto un grande piacere vederti. Grande Walter, ci vediamo presto, ti vengo a trovare presto quando tu ciao mi Nicolino. Ci vediamo. Ciao, grande. Ciao Walter, grande. Grandissimo.